Oh, yeah, man, I'm all yeah, shit. Mancano i draghi e i demoni e abbiamo un Milaus che ha 4 tribe su 4 per citare il mana. Molto forte. Il tocco lo prendiamo, a turno 2 compreremo un pezzo. Ok, allora abbiamo Bertel con Reno. Abbiamo Marut con Milaus. Budi con i pirati, interessante. Leta con lui. Biglietus per Miv. Pignas a Kazanzaskam. Scatch con lei che è molto incazzata, soprattutto con questi tribe. Va bene, la paura è che Bertel faccia omino rosa. Vediamo se Bertel ha trovato l'omino rosa. Ha preso un robot, quindi più difficile che abbia l'omino rosa. Più difficile che abbia l'omino rosa. Qua ci sta a perdere perché abbiamo il token. E finora abbastanza regular. Alzo leggermente il volume del giochino, chiamato Hearthstone Heroes of Warcraft. E chi si è visto, si è visto. Ok, sono l'unico che ha preso due. Ma stai scherzando? Sono l'unico che ha preso danni sto turno. Cioè, di tutta la lobby sono l'unico che ha perso. E perdo di nuovo perché affronto. Orca troia. Perché affronto Milaus. Ma vaffanculo, che brutta cosa. Allora, qua io compro coppia. Qua io compro coppia di gatto. Qua io compro coppia di gatto, così poi posso avere 5 go coin. Vendo lui, compro 2. Quindi io il turno 3 avrò 4 pezzi. Puttana merda, lo zio. Si è incazzato come un treno, mi fa 4 danni. Meglio dei canonici 5 che si prendono, solo perché sono lei. Non, la partenza è molto brutta, perché sono l'unico sostanzialmente così messo male. Quindi non è bellissima. Io devo comprare quei due pezzi là. Conscio che facciano schifo, però. Perché se no io potrei comprare mozzo, questo mi costa 4. E sì, io comprassi. Ma io perdo. Io vado per la giocata safe, perché la partenza è molto brutta. Ci vado per la giocata safe perché la mia partenza è brutta. Io ho 4 pezzi, ma merda in board, eh. Sono 4 pezzi, ma molto brutti. Sarebbe bello trovare un altro tigre bello, questo baffa tigre. Anche lui ha 4 pezzi. Di entità più o meno simile alla mia. Questo value trade è devastante. E io perdo il fight per dei trade molto molto brutti. Prendendo anche, ragazzi, 3 danni, 3 danni. Perdo al 18%. Io vi dico la verità, ragazzi, è partito molto male sta partita, eh. Già oggi mi sembrava di avere particolarmente sfiga nelle run di là. Adesso un po' lo sto notando ancora di più. Allora, affronto Scatch che forse fa la tripla adesso. Sì, Scatch fa la tripla adesso. Quindi altro avversario che mi batte a mani basse. Io finora, ragazzi, non ho avuto scelte se non perdere. Io qua devo fare doppio buy. Per forza devo fare doppio acquisto. Devo per forza fare doppio buy. La run parte molto male. Molto male. E non dipende minimamente da me tutto ciò, eh. Cioè, voglio che voi sappiate che finora io non ho avuto una scelta. Cioè, non è che ho scelto di essere a 31 vite a turno 4. Buono il buff lì. E lui ha preso il 4-1. Le percentuali non sono bellissime. La bomba va di sicuro in un punto forte. Questa 1-1 garantisce la win a il signor Scatch per questo fight, immagino, esattamente. E mi becco anche 4 danni, quindi perdo al 41 e prendo il massimo quantitativo di danni. Finora sta andando tutto in modo estremamente negativo. Allora, qua il level up è d'obbligo. È d'obbligo al deck tracker, adesso ho disabilito il deck tracker, scusate. La domanda qua è disattiva. La domanda è, voglio fare lei, rollo. Lei si compra sempre. Io non posso perdere altre vite. Cioè, io non posso permettermi di perdere altri punti vita. Non è che ho tante scelte, ragazzi. Io non posso permettermi di perdere altri punti vita. Molto, cioè, detta in modo più terreno possibile. Questo è il primo fight che sono messo bene perché effettivamente avevo qualche gold in più e ho fatto doppio buy. Però non va bene lo stesso. Cioè, la situazione è comunque molto brutta qui, ok? So, dobbiamo cercare una tripla. Noi qua ci serve la rollata un po' più alta per la tripla. Buono perché facciamo un sacco di danni a Reno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi abbiamo fatto un gran bel fight in faccia a Reno. Che si piglia 9 sberle e quindi magari non riesce ad airollare. Lo zio Marut ha fatto una tripla di gatto poco fa. Io faccio level up qua, no? Level up roll. Anche perché c'ho sti gold. E in più se faccio sell compro due pezzi adesso. Ok. Ok, allora. Va bene. Situazione
di mano non sta sfuggendo. Allora, questo si vende. Questo si vende. Io compro loro due. Allora, Bolvar e il 2-4. E sono molto forti. La domanda è, dove aggancio questo 2-4? Io devo vincere, non devo pensare a... chi, come e quando. Io devo pensare a vincere adesso. Io devo vincere ora. Il problema è che lui avrà 7 pezzi, questo è il mio debuff. Ha fatto level up anche lui. E infatti qua si è messi bene, questo è stato un turno forte per me. Questo è un turno forte per me. Questo si fa il doppio trade gigante, gratis, gratis. Soldo per Milaus che dà fastidio. Gratis-ish. Ok, ok. E ok, questi sono 10 danni, no? 10 danni in faccia a Marut e ho iniziato a fare dei fight. Decent, siamo al Locanda 4. Contro chi siamo? Jandis. E qua c'è un Deviabot. Bravo, Scatch. Cioè, volevo aspettare per vedere se avesse fatto, cioè, se faceva triple o meno. Ok. Easy, easy percentuale. Fightiamo, attacchiamo un pezzo brutto, ma la win non ce la sfotte sto giro. Minchia, che trade di merda che sto facendo. Wow. Così, brutti così uno dietro l'altro. Ok. E questo si schianta sulla spawn. E si è risparmiato qualche danno. Questi sono 9, 10, 11, 12, 13. 16 danni a Scatch. Immaginavo, fightando bene fin da subito... cosa avrei fatto? Tripla di Harvested Golem. Finalmente la vita inizia a darmi qualcosa. Minchia che early game pessimo. Ma io parto con il 2-3 per la tripla e vediamo cosa accade. Non ci sono nei draghi, ci sono i pirati. Se no qua c'è Nomi con l'elementale. Io partirei sempre di tripla per vedere cosa c'è. Perché se c'è Ginny, c'è Rag. C'è Ragnaros. C'è Ragnaros, raga. Cazzo fai, non puoi non prenderlo, Ragnaros. Io devo vendere sta roba. Credo di aver fatto un piccolo errore, vero? Sì. Nemmeno così piccolo. Ho missato un più uno sugli elementali. Se io compro e compro... E se io non lo prendessi, Chef Nomi, prendessi gli elementali sto turno. Minchia. Sempre meglio avere qualche servitore da un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Wow. Wow con i pezzi. Wow con i buff. Sono andati due sulla tigre. Cioè, quella tigre è devastante. Quella tigre è veramente incazzatissima. Bello sto value. Molto bello sto value. Resettalo. Il veleno, vabbè, fa l'effetto che deve fare. Cleave. Bello il cleave giusto. No, è pareggio. Win mia di poco. Ok. Raga, ringrazio tutti fra poco perché adesso i turni sono molto intriganti. Adesso devo capire quando fare level up. Minchia, c'è Budi che sta annattando la gente. Allora, io parto di lui. Che non mi dà la tripla. Buffa lui. Aggancio. Roccia. Bravo. Elementale. Dammi il 7-3, dammi il 7-3, dammi il 7-3. No. Via lui. Dentro Sneed. E non lo frizzo io questo. Non posso frizzare un 3 mana dai più 2 più 2. Devo essere più forte possibile io. Devo essere più forte possibile io. Sneed mi serve qua. Cosa c'hai, Budi? Puttana. È grosso, Budi. Ce le ha le statistiche, Budi, eh? Le stat le ha. Ok. Buonissimi trade per me. I primi trade sono eccezionali, veramente. Eccezionali, sti trade, cazzo. I primi sono stati veramente incredibili. Brutto questo, però, che gli costa un risparmio di danni in faccia. 5, 15, 19. 19 possible. 19 possible, Scatch è morto nel mentre, affronto di nuovo un 1. Io raga qua devo far level up. Io devo far level up raga.
Una barca è una barca, anche perché potrei comprare anche questo io. Vendo, compro e finisco di barca. Barca fa DPS, raga. Cioè, sta roba fa DPS, sta roba, raga. Che cazzo vi devo dire? Cioè, se qua dentro c'è tipo Elise, è scammed easy. Cioè, se è Elise, io il fight lo vinco contro chiunque. Sono al 6. Se io sto fight riesco a scammarlicchiarlo qualcosa, qualcosa riesco a fare. Qualcosa riesco a fare. Ok, non solo lo scammo, ma vedo anche una percentuale di Lethal. Ah, il 7-3 ho fatto benissimo a venderlo perché lì non lo trovavo. La Lethal dipende dall'entità di ciò che c'è dentro sta barca. Porca troia! Puttana! Non è Lethal. Minchia, non è Lethal. Se avessi attaccato Sneed, era Lethal. 28 danni, raga. Ha tradato l'unico. Madonna, 28 danni! Oh, porco cazzo! Oh, porca troia! Oh, porca troia! Troppo? Quante tribe ho in board io? Mech elementale. Divine Shield è vinta. Sto qua è 4-8-12. Sto qua è 3-6-9-12, però più targettizzati. Perché buffa anche Amalgam. No, raga, è lui sempre. È sempre più forte lui qua. Ma no, che cazzo di roll ho fatto, raga? Che cazzo di roll ho appena fatto? Ma che cazzo di turno ho fatto io adesso? No, no way. No sense at all qua. Il Sire me la scamma perché c'hai Murloc. Non frizzo. Io cerco droppa 6, droppa 5. Ogni elementale che gioco è un per 3 di quello che costa. Moltiplico per 3 il suo costo di mana. Sulla mia board viene regalato il triplo delle statistiche che lui ha. Wow, che trade perfetto questo. Fightato malino io qua, eh. Basta. Ma più che altro basta per la Lethal, è quello il mio interesse. Mi sa di sì. 6, 12, 18, 24. Vabbè, anche se qua spawnava 0 era Lethal. Anche se qua spawnava 0 era Lethal, perché non servivano sti danni. 19, 28. Top 4 c'è. C'è anche Budi Leta però. E non va bene. Sto qua, ragazzo, sono le stat della Madonna. Mi serve il Murloc che avvelena. Cioè, sto qua è un 1, 2, 3. No, non ne vale la pena il secondo, però. Io vendo questo e cerco il poison. Missato poison. Piglio più uno perché ancora poison non ce l'ha. Ginny Rag. Gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Che io vendo e compro questo. Raga, cioè, non è primo ancora, però siamo in uno spot molto importante qua, eh. Cioè, dipende su lì ho fatto tipo cosa build, un po' mi incula. Poi rivedo tutti gli alert, eh. No, mi sa che siamo leggermente forti. Andiamo un po' sopra, sì. Ok, posso ringraziare i sub, mi sa, eh. E aggiungerei forse un ciao YouTube, eh. Una delle partenze più brutte che abbia mai fatto. Raga, la partenza era orribile comunque. Cioè, voglio che voi sappiate, la partenza era brutta. Però
Fine. Cioè, raga, ho preso 13 danni, poi non ho più perso. Ma ho preso 13 danni in 5 fight. Li ho persi tutti i primi. Quindi la partenza era brutta. E poi è successo quel che è successo. Adesso ringrazio i sub, eccetera, eccetera. Cazzo, non è ancora top 3? Need poison. Vediamo se c'è qua poison. Il macchiatone non è brutto, eh. Catroia, non si trova sto veleno di merda, però, eh. Poison va se va preso. Lascio lì due gold, ma scalo ancora così. Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione. Positioning fa cagare. Devo attaccare per primo. No! Ha sbagliato il proc! Ah no, il cazzo! Non ha sbagliato il proc, ha solo quello come proc. Non ha sbagliato il proc. Il cazzo ha sbagliato il proc. Il mio positioning è da sistemare su ste robe, purtroppo. Madonna, il veleno! Sul suo scudo! Trade per trade esce. Vabbè, lui serve poco un cazzo. Lui scuda tutti e due, i più grossi, immagino. È certo. Che Bertelli non si dica che poi. Io qua con Poison comunque lo disintegravo, Con Poison è fatta qua, Cioè, win lo stesso. 61.1, però. Ok. Però il positioning non era giusto. Cioè, qui se si è perso, dico, vabbè. Ci può stare. Io versus Leta. Direi che non si switcha menageri. Direi che ho bisogno di poison. Vabbè, rip rag, raga, Rip rag, una rosqua. Qua è Rip Ragnaros. Entra un elementale. Sono più 2 più 2. Cioè, potrei fare un roll alla ricerca di un elementale più bello, forse. Meglio di un 3-2. Di un più 4 più 4. Vabbè, Sish. Questo è un più. Ma che me frega, lo gioco lo stesso. Parte sempre comunque Belva, perché lui potrebbe avere Magadone scudo divino taunt, no? Veleno. Grosso cazzo, Devo partire con poison. Devo partire con veleno, ragazzi. Devo partire con veleno. Porco Diaz! Sto sbagliando tutti i trade, Devo partire con poison comunque. E riesco a fare qualcosa. Bello sto trade qua. Va bene, barone di merda. Trade, trade, GG. Wow, man, yo, motherfucker, wow. Oh, regà, perse tutte 5, perse le prime 5, vinte 10 di fila. Fanculo. Nuovo meta chi? Nuovo meta chi? Top 1. HIS, io non ti temo. Io la finale la voglio fare, cazzo. Oh, yeah, man, motherfucker. Oh, yeah, bro.